Ben ritrovati a questi appuntamenti BG4SDGs, che sono degli incontri in cui tentiamo di parlare degli obiettivi delle Nazioni Unite, obiettivi che sono sempre più rilevanti, come dicono gli inglesi, the clock is ticking, il tempo sta passando e questi obiettivi devono essere raggiunti nel 2030 e come purtroppo vediamo sotto i nostri occhi le cose si complicano di giorno in giorno, insomma, quindi non dimentichiamo che uno degli obiettivi è la pace nel mondo, che in questo momento è chiaramente in discussione. Ma oggi per parlare di una parte, diciamo, molto importante di questi obiettivi dell'ONU, abbiamo invitato da New Hampshire ed è in collegamento con noi appunto in questo momento Marta Ceroni, a cui do subito il benvenuto. Benvenuta Marta. Grazie, benvenuti a voi, sono contenta di essere qui. Allora, Marta è nata a Milano, è una biologa, ha studiato e ha preso un dottorato in ecologia forestale, poi si è trasferita negli Stati Uniti dove ha fatto tutto un percorso accademico di livello eccellente, è diventata docente e professoressa dell'Università del Vermont, ha collaborato con le Nazioni Unite, come sempre, come tutti gli ospiti un po' di questi nostri appuntamenti, ha un curriculum spettacolare, insomma, quindi scusateci se lo riduciamo in poche parole. Oggi è co-direttrice dell'Academy for System Change e ha preso un po' il testimone di una persona molto importante che ci piace ricordare, Donella Meadows, quindi una figura molto importante nel settore accademico, perché ha anticipato, possiamo dirlo tranquillamente, esattamente come ha fatto la nostra Marta Ceroni, ha anticipato di tantissimi anni quello che è un po' diventato il dibattito oggi, cioè tentare di affrontare le tematiche ambientali di sostenibilità in maniera molto olistica, insomma, non possiamo continuare a separare i vari ambienti dell'economia, della finanza, dell'ambiente e tutti gli altri settori della vita sociale come se fossero diversi compartimenti stagni. In realtà dobbiamo affrontare la vita sulla Terra un po' come se fosse un'equazione, un algoritmo da risolvere tutte insieme. Peraltro, essendo una polymath, come si dice in inglese, quindi un'eclettica, un po' come si diceva nel passato l'uomo, in questo caso la donna dell'umanesimo, capace di affrontare tantissimi argomenti con diverse chiavi, ha anche scritto un bellissimo romanzo che vi consiglio, L'Ana Trasposa, edito in Italia da Bompiani. Allora Marta, ci vuoi aiutare a comprendere, diciamo, ci sono tantissimi obiettivi dell'ONU che rientrano un po' nel tuo quadro, nel tuo perimetro di studio. Sicuramente abbiamo il numero 7 che è l'energia pulita, il lavoro dignitoso che è il numero 8, il 17° obiettivo che abbiamo già affrontato in passato che è la partnership. Per gli obiettivi possiamo affrontare anche la vita sulla Terra, il 15°, che peraltro è l'obiettivo un po' che li racchiude tutti quanti, insomma, perché di questo stiamo parlando. Quindi ci vuoi aiutare a comprendere se stiamo facendo dei passi in avanti nei confronti di questi obiettivi, visto che appunto il tempo passa e gli obiettivi sono molto ambiziosi? Certo, allora intanto mi piace guardare agli obiettivi come anche delle visioni, no? Perché il potere della visione è quello di creare qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, qualcosa che mobilizza le energie creative. Per cui cioè, un possibile rischio quando si guarda gli obiettivi è di guardarli solo come obiettivi da misurare, quindi come metriche. E a me piace vederle anche come visioni, perché questo ci aiuta perché le visioni spesso sono a lungo termine e quindi certo abbiamo in mente il 2030 ed è importante avere questi appuntamenti nel tempo per confrontarci su dove siamo, però date le complessità e le emergenze, le crisi che si intersecano a tutti i livelli. A volte bisogna essere anche un po' realistici, che può darsi che ci vogliano un paio di generazioni o più, e quindi quali sono i cambiamenti a livello strutturale che ci permettono di portare avanti in maniera consistente questo cambiamento anche al di là di noi, perché una cosa che col mio lavoro continuo a confrontare, con cui mi continuo a confrontare è proprio questo. La visione mia individualistica dell'impatto che posso avere io personalmente rispetto ai
piccoli semi che io posso tentare a coltivare, che poi possono essere presi da altri e da altre delle generazioni presenti e successive. E quindi un pochino di reframe in un contesto più di umiltà, però avendo fatto questa piccola, diciamo, anticipazione o comunque premessa, io penso che ci siano degli esempi bellissimi e incoraggianti per ciascuno dei vari obiettivi. Per cui se guardiamo i singoli esempi, le singole storie, ed è in realtà una capacità a cui dobbiamo tendere sempre di più, perché è così facile dire che non stiamo raggiungendo gli obiettivi, che in realtà se si va a guardare diciamo, la valutazione oggettiva, abbiamo degli indicatori oggettivi, stiamo facendo dei passi avanti, ma sono molto lenti. Il problema è questo, la lentezza, e quindi ci possiamo veramente scoraggiare. Però nello stesso tempo è importante, dicevo, coltivare quella capacità di andare a cercare quelle isole di successo e di trasformazione e di vederle, per quanto piccole siano, a vari livelli, dal nostro personale al collettivo. E mi fermo qui per riflettere assieme, perché il potere delle storie, delle capacità di vedere questi percorsi di speranza è proprio una cosa che va al di là degli obiettivi di per sé, che in realtà ha a che vedere con la coltivazione di uno stato d'animo e di spirito, in realtà, per come ci interfacciamo alla complessità e alla difficoltà di questo momento. Non c'è dubbio, questo è un ragionamento molto bello che mi piace sottolineare. Io amo dire che per comprendere la velocità ci vuole la lentezza. In questo caso potremmo dire che per comprendere la velocità del mondo, che sembra cambiare ogni giorno e in parte cambia ogni giorno, ci vuole un po' la lentezza delle storie. Insomma, quindi questa tua indicazione di andare un po' a cercare le storie belle che possano essere simboliche, ma non solo simboliche dal punto di vista teorico, ma possano essere di ispirazione, come si dice, per altre vite, può essere un elemento molto importante, anche perché questi obiettivi dell'ONU, tu hai perfettamente ragione, sono spesso qualitativi più che quantitativi. È chiaro che il raggiungimento della pace del mondo piuttosto che la lotta alla povertà non possono essere quantificati, hanno bisogno di azioni concrete, ma sono sostanzialmente degli obiettivi che noi come umanità non dovremmo mai abbandonare. Infatti, un aspetto molto interessante del tuo lavoro è il fatto che per combattere, questo è un po' il tuo pensiero, perdonami se lo sintetizzo brutalmente, per combattere la sostenibilità, per aiutare la sostenibilità, bisogna combattere un po' i pregiudizi, cioè bisogna affrontare il tema della sostenibilità anche dal punto di vista culturale. Sì, adesso nel mio campo, anche basandoci sul lavoro di Donella Meadows, c'è una cosa che facciamo spesso quando ci troviamo a parlare di cambiamento, di sostenibilità, è riferirci a quello che chiamiamo il modello dell'iceberg, cioè affrontiamo un problema come se fosse un iceberg, e spesso attraverso le notizie, attraverso magari le semplificazioni nei social media, eccetera, si guarda alla punta dell'iceberg di un problema, dove ci sono proprio i sintomi di un problema, ed è sempre invece più difficile andare sotto all'iceberg, dove si comincia a chiederci, per esempio, se questi eventi, diciamo così, frammentari che notiamo, sono in realtà connessi, esistono delle configurazioni, delle tendenze nel tempo, nello spazio, e ancora più sotto c'è, cioè, il livello proprio delle strutture che creiamo nel rispondere alle emergenze, alle crisi, che politiche stiamo creando, che strutture di potere, di governo, di autogestione stiamo creando, e ancora più sotto ci sono proprio i modelli mentali, cioè come vediamo, come guardiamo al problema o all'altro. Per esempio, ultimamente mi sono confrontata molto sul problema delle condizioni dei senza dimora, ed è proprio un percorso in Italia, ed è proprio un percorso che stiamo facendo di andare in profondità, come si guarda all'altro, all'altra, e quindi portare un pochino anziché il telescopio verso, diciamo, l'universo, riportarlo, farlo
incurvare e riportarlo a noi, perché attraverso quella lente di osservazione e di interrelazione poi creiamo tutte le strutture di interpretazione del presente, del reale, che poi appunto ci aiutano anche a gestire la difficoltà, la complessità. Quindi sì, sono sempre in una specie di spedizione, come dire, subacquea, andare alle radici dell'iceberg per illuminare appunto le modalità di pensiero, perché è da lì che si fa più leva per il cambiamento. L'immagine dell'iceberg mi fa venire in mente un'altra immagine molto nota, molto conosciuta della sociologia, la piramide di Maslow, dove ricorderete all'inizio sulla base ci sono le esigenze, diciamo, fondamentali dell'essere umano, quindi l'alimentazione e la sopravvivenza, e soltanto alimentando, diciamo, la base poi si può arrivare alle esigenze più importanti come la filosofia e la cultura. Quindi in qualche maniera ci stai ricordando che dobbiamo lavorare alle fondamenta della società per poter poi raggiungere dei risultati importanti. Senti, dare una gerarchia agli obiettivi dell'ONU chiaramente è una cosa che non ti chiedo di fare perché sarebbe impossibile, sono tutti altrettanto importanti, ma c'è uno di questi obiettivi che abbiamo citato che tu senti più vicino al tuo modo di essere, visto che sei una persona che poi ha tantissimi interessi, che ha espresso anche con un'eccellenza accademica, con il percorso professionale, ma anche dal punto di vista personale, sei una persona ricca di cultura e ricca di interessi. Beh, io sono sempre attratta dal diciassettesimo, che è quello appunto delle collaborazioni, di come si collabora per ottenere questi obiettivi, per raggiungere questi obiettivi. E proprio data la circostanza, le varie circostanze in cui ci troviamo, e come stiamo vedendo anche ora, a tutti i livelli, ogni volta che c'è una crisi o un'emergenza, il potere affidarsi o contare sulle capacità di una collaborazione profonda è essenziale. E più le difficoltà aumentano, più saremo chiamati a creare strutture collaborative che non riusciamo neanche qua quasi ad immaginarci. Ed è una cosa che noi nella mia organizzazione stiamo proprio mettendo alla prova. Cosa vuol dire per un'organizzazione che, diciamo, è stata fondata da luminari come Donella Meadows o Peter Senge, un fondatore del pensiero organizzativo? Cosa vuol dire da quel punto, diciamo, di faro, di porto, insomma, di pensiero? Cosa vuol dire relazionarsi a altri modi di pensare, altre sapienze, altri modi di sapere? E proprio creare queste alleanze veramente forti che vanno al di là dell'obiettivo tattico da raggiungere assieme, cioè quelle collaborazioni che si basano su un modo profondamente diverso di relazionarsi. E quindi stiamo provando, proprio testando, un approccio molto relazionale nel creare collaborazioni. Questo è estremamente importante quando abbiamo a che vedere con dei percorsi culturalmente, storicamente diversi differenze di sapere, specialmente negli Stati Uniti, dove si sta cercando di rimarginare alcune delle ferite legate alle esperienze delle popolazioni indigene e alle esperienze delle comunità di colore. E quindi questo qui è un sapere che la mia organizzazione sta cercando di sviluppare e che secondo me verrà sempre più utile anche in Italia, in Europa, nel contesto della ricchezza culturale che si sta radicando sempre di più anche nel nostro paese. Interessante perché l'obiettivo numero 17 è l'ultimo degli obiettivi dell'ONU, appunto la partnership per gli obiettivi. Potremmo dire che gli ultimi saranno i primi perché torna spesso nei nostri dialoghi sui goals dell'ONU, forse perché è anche
uno di quegli strumenti che va utilizzato per ottenere tutti gli altri obiettivi, insomma, quindi può sembrare l'ultimo, può sembrare il meno importante, invece probabilmente ha una sua rilevanza strutturale significativa. Ci vuoi aiutare a comprendere anche, cioè, lo abbiamo detto, ormai dobbiamo affrontare la società come se fosse un algoritmo, un'equazione molto ampia dove mettiamo tutte le varie variabili, quindi la società, l'economia, la finanza, tutto il nostro impegno per l'ambiente, per la terra. Una delle grandi discussioni in questo momento è l'investimento anche nella forestazione, visto che per lunghi anni abbiamo deforestato il mondo. Ci può aiutare a comprendere appunto quanto anche questo ritorno di attenzione verso la natura debba essere fatta comprendere anche a chi muove evidentemente la finanza, insomma, perché dobbiamo trovare un linguaggio comune tra questi due mondi. Sì, è interessante perché questo è effettivamente un momento in cui ho molti colleghi e colleghe che lavorano proprio alla riforestazione e per quanto riguarda il mondo della finanza è interessante perché io ho passato molti anni a cercare di utilizzare la motivazione economica come la leva, diciamo, per far muovere interesse che possa essere finanziario, ma anche interesse proprio di motivazione politica o gestionale. E quindi ovviamente c'è tutto un settore anche dell'economia ambientale e dell'economia ecologica legata proprio a, per esempio, alla valutazione economica dei servizi ecosistemici. E quella è una parte della mia professione che è stata importante in alcuni ambienti, cioè vorrei distinguere che ci sono ambienti in cui diciamo la motivazione economica, gli incentivi economici funzionano e sono importanti, e c'è ovviamente la parte di lavoro in cui sono più interessata, è quella delle motivazioni invece intrinseche legate agli investimenti. E quindi il fatto che ci siano, che la natura e che gli ecosistemi abbiano un valore intrinseco indipendentemente da quello che producono per gli umani. Però a seconda dell'ambiente decisionale in cui si è ovvio che è utile avere varie leve di intervento. Ci sono stati meccanismi finanziari che hanno portato molte difficoltà in comunità indigene in particolare, e vorrei parlare in particolare anche della zona del Sud America e anche in Amazzonia, dove si è portato appunto il carbon trading e quindi i pagamenti per la protezione degli ecosistemi forestali. È stato in passato fatto in modo tale che abbia creato competitività e esclusione sul campo, tant'è vero che io stessa sono stata proprio al centro di una diatriba e di un conflitto tra proprietà piccolissimi proprietari terrieri, in questo caso in Messico che erano stati esclusi dai pagamenti per i servizi ecosistemici per la protezione della foresta, in quanto la loro proprietà non era sufficiente per garantire la superficie necessaria alla protezione degli animali e delle specie forestali. E quindi la motivazione era molto ecologica e scientifica, però aveva di fatto creato un sistema di esclusione. Questo è un piccolo esempio che io ho sperimentato attraverso il mio lavoro in Messico, e quindi mi sono proprio letteralmente trovata come l'unica persona bianca, nomino questo fatto perché insomma era ovvio che io rappresentavo la voce che veniva dall'Accademia e dagli ambienti decisionali. Mi sono stata circondata letteralmente da contadini e proprietari terrieri arrabbiatissimi che urlavano la loro rabbia in modo tale che io potessi portarla negli ambienti di divulgazione e di decisione dove queste norme, queste politiche venivano fatte. E quindi questo è semplicemente una piccola chiosa d'allarme per quanto riguarda
questi sistemi di intervento di incentivi finanziari fatti a tavolino, senza la partecipazione delle popolazioni e dei più poveri, dei più afflitti, diciamo, dalle conseguenze di questi interventi economici. Senti, ma proprio sulla base della tua esperienza, visto che appunto ci hai appena raccontato anche questo aneddoto complicato della tua vita, perché quando poi si entra nel vivo del dibattito con le popolazioni locali, con i produttori chiaramente locali, si possono entrare anche in forme di tensione difficili da gestire. Secondo te c'è una soluzione per raggiungere e creare sul serio un mercato della CO2? Perché visto che ci siamo dati come obiettivo nel 2050, riparliamo di una data del net zero, sostanzialmente questo lasso di tempo che può sembrare lungo, ma in realtà è ristretto. C'è una soluzione che tu hai sviluppato che secondo te permetterebbe sul serio di incentivare la riduzione della produzione di CO2, perché poi di questo stiamo parlando. Dobbiamo in qualche maniera creare un bilancio della CO2 in maniera tale da ridurre quella che produciamo e da alimentare, diciamo, i comportamenti virtuosi. Certo, allora intanto ci sono tante cose che si potrebbero dire qua. Io intanto condivido, cioè vorrei dire una cosa che mi sta a cuore, che è quella che poi è anche portata avanti dall'organizzazione 350.org, quindi 350.org, che è l'organizzazione di Bill McKibben negli Stati Uniti, e con questa idea di tenere i combustibili fossili dove stanno, keep it in the ground, lo chiamano qui. E quindi in questa logica di mantenere le riserve fossili dove stanno, quindi senza estrarre più dello stretto necessario, ma anche qui ci vorrebbe una chiosa perché c'è tutto. La domanda di quanto è necessario, e quella potrebbe essere un'altra discussione, però mi affascina l'idea di creare proprio delle decisioni volontarie di tenere queste riserve sottoterra e quindi di razionare, creare un sistema di razionamento in modo tale che questo entri a far parte del sistema di trading e quindi non tanto quello che viene emesso, non tanto le emissioni, ma quanto quello che rimane sottoterra. E questa è un'idea su cui alcuni economisti stanno lavorando, in particolare Richard Heinberg del Post Carbon Institute, e questa è un'idea che si sta formando insomma, in tempi recenti, quindi non c'è moltissimo lavoro a riguardo, ma è la cosa che più mi affascina in questo momento, in modo tale che si vada a creare economia prima che le emissioni avvengano, anziché dover gestire poi quelle che sono già in circolo nell'atmosfera. Non è il lavoro mio, ma è un lavoro che mi affascina e che vorrei approfondire di più. Allora, su questo spunto noi ringraziamo Marta Cevoni, scienziata, co-direttrice dell'Academy for Systems Change. Grazie Marta di esserti collegati con noi dal New Hampshire. Grazie. Grazie a voi, un piacere. E continuate a seguirci per questi appuntamenti BG4 SDGs in cui parleremo sempre degli obiettivi dell'ONU. Grazie.